Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Iniziano ufficialmente i festeggiamenti per il Giugno Antoniano 2024. Domani pomeriggio alle 18 l'esposizione della statua del Santo che, come di consueto, dà il via alle celebrazioni religiose che condurranno i reatini alla solenne processione dei ceri prevista per domenica 30 giugno. Tutto il programma su rietilife.com. E apriamo la pagina della cronaca. Un malore durante un'uscita domenicale in bici si è rivelato fatale per un 68enne, vittima di un improvviso arresto cardiaco. A nulla sono serviti i soccorsi di un automobilista che si trovava nelle vicinanze. La donna, tra l'altro medico, ha tentato di rianimare l'uomo praticando un massaggio cardiaco in attesa degli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Percepiva un assegno mensile a titolo di reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare all'INPS un rapporto di lavoro a tempo determinato. Il raggiro, portato avanti da ottobre del 2020 a gennaio 2021 da un 48enne pregiudicato di Poggio Bustone, è stato smascherato dai carabinieri della stazione di Rivodutri e dai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Rieti al termine di alcuni accertamenti. Per l'uomo è scattata la denuncia. Il talent targato Mediaset condotto da Michel Hunziker, Io Canto Family, è giunto alle battute finali. Nella semifinale, andata in onda proprio ieri sera, lunedì 10 giugno, una nuova incredibile esibizione delle reatine Alessandra Novelli e Giulia Ghirlanda. Scongiurata l'eliminazione ad un passo dal montepremi finale di 50.000 euro, per mamma e figlia si apre ora la sfida nella finale di domani, mercoledì 12 giugno. Apriamo la pagina dello sport. Rilanciare lo sport locale sembra ormai essere l'obiettivo da perseguire per il Comune di Rieti, che proprio oggi ha pubblicato un nuovo bando per l'affidamento e la gestione del palacordoni. 30 giorni di tempo per rispondere, con una base di gara fissa a 40.000 euro e gestione di 5 anni ed il solito criterio di valutazione da parte dell'ente per l'aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. Non nasconde la propria volontà di voler dare una nuova casa all'NPC Giuseppe Cattani, che a Rieti Life ha confermato che parteciperà al bando in vista della prossima stagione di Serie B nazionale. Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rieti Life. Restate informati con tutti i siti del nostro network e non perdete la programmazione di Rieti Life TV, che potete consultare cliccando sul pulsante che trovate accanto alla nostra testata. Il telegiornale di Rieti Life torna domani sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook ed Instagram. A tutti voi una buona serata.